È la pagina della cronaca ad aprire questa nostra nuova edizione delle Breaking News per parlarvi di una notte movimentata in via Romana e nella zona di Saione ad Arezzo. Una banda di ladri specializzati ha razziato molte delle auto in sosta presenti proprio in quest'area. Nel mirino dei malviventi, i catalizzatori dei veicoli, soprattutto nelle auto di marca tedesca. Un episodio che va ad aggiungersi anche ad un altro recentemente accaduto che aveva avuto proprio le auto come centro dell'azione dei ladri proprio di fronte al campo, all'impianto sportivo di Viarno, sempre in zona Saione. Cambiamo adesso argomento perché la relazione sull'attività della Giunta ha posto l'attenzione sull'accordo con la sovrintendenza per la cogestione dei musei non comunali, ma dalla cultura il sindaco Ghinelli crea anche un collegamento con il turismo perché proprio prima della relazione ha sottolineato con grande entusiasmo la scelta di Patrizio Bertelli di acquistare il Caffè dei Costanti, uno stimolo per tutti, lo ha definito il primo cittadino. Ed infine parliamo di Mondo della Giostra, i quattro quartieri uniti in un progetto per sensibilizzare i giovani sul tema della lotta alle dipendenze. Il Saracino Unito per contrastare dunque il disagio giovanile, un primo incontro si è tenuto presso Palazzo Alberti con tutti i quartieri presenti e anche testimonianze da parte di ragazzi che hanno avuto difficoltà con droga e alcol e esperti di SERD e CEIS. Questa è la nostra ultima notizia, grazie per la cortese attenzione, continuate a seguire Teletruria per rimanere informati.